Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna narra che lungo il cammino verso Gerusalemme i discepoli di Gesù discutevano su chi tra loro fosse il più grande. Allora Gesù rivolse loro una frase forte che vale anche per noi oggi. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Se tu vuoi essere il primo, devi andare alla coda, se l'ultimo, e servire tutti. Mediante questa frase lapidaria, il Signore inaugura un capovolgimento, rovescia i criteri che segnano che cosa conta davvero. Il valore di una persona non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca. No, no, non dipende di quello. La grandezza e la riuscita agli occhi di Dio hanno un metro diverso. Si misurano sul servizio, non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi. Questa è la strada. Oggi la parola servizio appare un po' sbiadita, logorata dall'uso, ma nel Vangelo ha un significato preciso e concreto. Servire non è un'espressione di cortesia, è fare come Gesù, il quale, riassumendo in poche parole la sua vita, ha detto di essere venuto non per farsi servire, ma per servire. Così ha detto il Signore. Dunque, se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo percorrere la via che Lui stesso ha tracciato, la via del servizio. La nostra fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a servire. E questo, lo sappiamo, costa. Questo spesso costa, perché sa di croce. Ma mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri, diventiamo più liberi dentro, più simili a Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la presenza di Dio. Soprattutto quando serviamo chi non ha da restituirci, i poveri, abbracciandone le difficoltà e i bisogni con la tenera compassione. E lì scopriamo di essere a nostra volta amati e abbracciati da Dio. Gesù, proprio per illustrare questo, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in mezzo ai discepoli, al centro, nel luogo più importante. Il bambino nel Vangelo non simboleggia tanto l'innocenza quanto la piccolezza, perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi. Hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, accoglie lui. Ecco anzitutto chi servire, quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Servire coloro che hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è al margine, chi è trascurato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi l'abbraccio tenero di Dio. Cari fratelli e sorelle, interpellati dal Vangelo, facciamoci delle domande. Io, che seguo Gesù, mi interesso a chi è più trascurato?
Oppure, come i discepoli quel giorno, vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo la vita come una competizione per farmi spazio a discapito degli altri? Oppure credo che primeggiare significa servire? E concretamente, dedico tempo a qualche piccolo, a una persona che non ha i mezzi per contraccambiare? Mi occupo di qualcuno che non può restituirmi o solo dei miei parenti e amici? Sono domande che noi possiamo farci. La Vergine Maria, umile serva del Signore, ci aiuti a comprendere che servire non ci fa diminuire, ma ci fa crescere, e che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle vittime dell'inondazione avvenuta nello stato di Hidalgo, in Messico, specialmente ai malati morti nell'ospedale di Tula e ai loro familiari. Desidero assicurare la mia preghiera per le persone che sono ingiustamente trattenute in paesi stranieri. Ci sono purtroppo vari casi, con cause diverse e a volte complesse. Auspico che nel doveroso adempimento della giustizia queste persone possano al più presto tornare in patria. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, e polacchi, slovacchi, dall'Honduras, bravi, famiglie, gruppi, associazioni e singoli fedeli. In particolare saluto i Cresimandi de Scandicci e l'associazione allievi del servo di Dio Padre Gianfranco Maria Chitti, frate Cappuccino, di cui ricorre il centenario della nascita. Il mio pensiero va a quanti sono radunati al santuario di La Salette, in Francia, nel ricordo del 175° anniversario dell'apparizione della Madonna
che si mostrò in lacrime a due ragazzi. Le lacrime di Maria fanno pensare a quelle di Gesù su Gerusalemme e alla sua angoscia nel Getsemani. Sono un riflesso del dolore di Cristo per i nostri peccati e un appello sempre attuale ad affidarsi alla misericordia di Dio. Auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bravi ragazzi dell'Immacolata.